Ciao ragazze, top! Bentornati in un nuovo video spesa fatto da Lidl. Un grande ritorno perché prima faccio un video spesa e secondo video spesa fatto da Lidl, ovviamente, settimana di Halloween. Abbiamo preso alcune cosine abbiamo prese prima. Questo intro ve lo sto facendo oggi che è sabato, però la spesa è stata fatta 2 o 3 giorni fa, non mi ricordo. Guardate lo scontrino che ci dovrebbe essere anche la data riportata. E niente, fatemi sapere se faccio video spesa come li facevo una volta o se ho perso tipo l'impronta del video spesa. Per me no, mi sembra di averli fatti come sempre. Però la nonna mia c'era, la marca, la Fresciona, non ho preso niente. E poi cos'era la mitica marca di Lidl, così comunque quelle cose così. È stato emozionante, diciamo, girare un video spesa a Lidl. Niente, guardatevelo. Vi auguro buona visione in questo video spesa. Se notate che sono rossa, a me succede questo quando fuori fa freddo, in casa si sta bene così. Qui brufolino, qua invece mi sta tipo venendo, saprete, la febbriciola, quelle cose così. Comunque non divaghiamo tanto, vi lascio al video spesa. Allora, siamo andati da Lidl, abbiamo speso 47,92. Ragazzi, quasi quasi non mi ricordo più come si fa un video spesa, scherzo, perché di solito il video spesa se ne occupa mio marito, di solito il video spesa se ne occupa mio marito e io faccio altre cose. Allora, vi faccio la carrellata così vedete quanto, cioè i prodotti quanto costano e poi ve li mostro, insomma. Ecco qua. Lidl, queste cose e un grande ritorno, ragazzi. Allora, abbiamo preso i popcorn caramellati. Questi popcorn di Halloween, perché faremo il video assaggi di Halloween sul canale di mio marito, quello di coppia. E quindi abbiamo preso delle cosine un po' mise, altre ce l'abbiamo, poi vedrete nel video. Ma questi popcorn caramellati, che onestamente non lo so. Poi abbiamo preso della Snack Daily bianchi fiocchi senza olio di palma e di questi qua, ragazzi, ne abbiamo presi due. Poi quando salterà fuori l'altro lo faccio vedere. Questi erano in super offerta e ce ne sono 180 grammi. Oh, grazie, non mi aiuta. E questo l'altro fatto, quindi niente, questi qua sono molto buoni. Io le chiamo nuvole, perché hanno vari nomi, eh. Sembrano le nuvole cinesi, quando sono È andati vero, cinesi. ma sono veramente buone, consigliate. Poi a 50 centesimi, voglio dire, vanno più che bene. Poi, siccome che non beviamo il caffè, no? Allora, abbiamo fatto una mega scorta di cialde della Bella Caffè, che è questo qui, 100% arabica, quella viola, che è compatibile con la Dolce Gusto Nescafè, che bevono Ve le consiglio, tutti eh. tranne io. Allora, abbiamo preso 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro ce ne sono 16 16. capsule. Hanno cambiato la confezione perché prima era la confezione di plastica. Sono fatto questa confezione qua che è anche più pratica per prendere le cialde. E quindi una bella È un scorta. apri e chiudi più semplice. Sì, esatto. Poi, Fincarré c'era l'offerta che prendendo 3 tavolette, una era omaggio. Quindi abbiamo preso 4 di cioccolato proprio bianco, che è buono, ma da mangiare con parsimonia. E poi più che altro abbiamo fatto la scorta. Poi abbiamo preso queste, sempre al latte, ma con le nocciole dentro. E questo veramente, ragazzi, credetemi, è il cioccolato mio preferito. Veramente buono, buono, buono. Poi altre schifettuole, questi qua che li ho già assaggiati, mi sa qualche anno fa, sono noccioline con questa specie di panatura tipo paprika, cose così, per fare gli assaggi. Quindi si chiamano Halloween Crispies, boh, una roba del genere, 200 grammi. Abbiamo preso giusto una confezione.
Poi, sempre di Halloween, Rainbow Cookie, vedete infatti perché hanno tutte queste cose tipo Smarties, così. Sempre cioccolato certificato UTZ, quindi deve essere buono, non lo so, quindi assaggeremo. E poi questi che sono cioccolati con la carta a forma di occhio e nulla. Poi un grande ritorno della nonna mia, queste lunette con funghi porcini. Ragazzi, queste sono buonissimi, veramente. Ah, adesso le hanno fatte ancora più cremose, amore, nuova ricetta. Praticamente costano 1,19 € a confezione, che ce n'è 2,50. Abbiamo preso 4 confezioni, totale 1 kg. E questi qua li facciamo con un pochettino di burro e basta. Ed è buonissimo, proprio sono buone, buone, buone. Queste lunette ve le straconsiglio davvero, perché merita davvero, buone, buone. Poi, siccome da Lidl la mucchina della Siena costa solo 99 centesimi, abbiamo presa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Insomma, abbiamo fatto un po' di scorta, perché non si sa mai, ragazzi, bisogna sempre essere pronti e non farsi cogliere dal panico, però farsi trovare pronti con tutte queste cose così. Poi in offerta c'era, perché non avevamo voglia di andare anche da questa pone, spuma di champagne, 33 lavaggi, Marsiglia, il profumo di Marsiglia piace tantissimo, e 100% prodotto italiano, ed è vero che sta di pulito il profumo di Marsiglia, poi spuma di champagne, veramente ottimo, costava 2 euro e qualcosa, quindi super consigliato. Poi un grandissimo altro ritorno sono queste salviettine della V5 per gli occhiali. Adesso farò uno, vabbè, mettiamo nella dispensa, nelle scorte, e mi sembra 99 centesimi, non vorrei sbagliarmi, guardate lo scontrino. E questi qua praticamente ce ne sono dentro 54 salviettine. E puliscono una meraviglia, perché ultimamente sto usando gli occhiali per vedere la TV, le serie TV su Netflix, ho ricominciato e quindi mi sono riguardata anche Hill House, perché era troppo bella. Ero stata delusa da Hill House Bly Manor, vabbè, quella lì, stessi attori, un po' come American Horror Story, però sì, carino, ma non come il primo assolutamente. Poi della Baresa ho preso questi funghi interi, vedete, champignon, molto buoni, che piace a mio marito, che erano in offerta, mi sembra a 1 euro, non lo so, guardate lo scontrino. Questi qua ce n'è dentro praticamente 185 grammi sgocciolato, e sono buoni, li tengono lì. Stessa cosa della Baresa, questi erano proprio in offerta. Questo è addirittura XXL, carciofi a spicchi, è un'ottima marca la Baresa, perché sempre provata, ne ho prese 2 perché sono buone, poi questi piacciono tanto anche alla suocera, piacciono a tutti i carciofi, anche messi sulla pizza, così sono buoni veramente. Ultima cosa presa da Lidl, scusate che non metto a fuoco. Ok, la Fanta pagata 99 centesimi, ho preso una bottiglia, e questa, ah no, è di più, infatti mi sembra la più grande, questa è da 1,75 cl, e niente, che dire, la Fanta è la Fanta, da tenere lì quando magari si mangia la pizza, e nulla. Niente amici, questa era la mia spesa fatta da Lidl, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Bene amici, questo era il mio video spesa, ve l'ho fatto subito sia l'intro che la fine, tutto insieme, fatto da Lidl, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia dato spunto per le vostre spese, e questi prodotti ci sono ancora da Lidl, ovvero quelli di Halloween. E le altre cose non lo so, mi sembra di no, le cose in sconto che abbiamo preso extra, però tipo la cosa come i ravioli e funghi, quelli ci sono sempre, abbiamo preso a prezzo normale,
di più in sconto abbiamo preso le cose forse di Halloween e qualcos'altra così, ah, i cioccolati forse sono più in sconto, non lo so, non sono sicura, guardate il volantino perché comunque online c'è sempre il volantino. Io comunque vi mando un bacione, vi do un saluto e ci vediamo al prossimo video che è il mega gigante haul Primark. E poi dopo avervi fatto questo mega 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 haul, veramente perché ho speso in due tranche praticamente quasi 400 euro, non proprio, perché il primo scontrino ho speso 2,95, poi ho speso 47, poi ho speso qualcos'altro, comunque 300 e qualcosa, ecco. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!